Buon pomeriggio a tutti coloro che ci seguono in questa rubrica Diritti e Doveri e ringrazio tantissimo la redazione di Milano Etino TV di darmi l'opportunità di continuare quello che avevamo iniziato qualche mese fa, ma poi avevamo interrotto per problematiche tecniche, ma con grande coraggio, con grande forza, ritorniamo perché la rubrica deve essere costantemente relazionata, aggiornata, ed oggi i temi che riguardano i cittadini stranieri soggiornanti sul territorio nazionale sono di grande attualità e di grande considerazione. Uno di questi temi che oggi affrontiamo è quello della sanatoria, che è un argomento di grande attualità, è un argomento che sentiamo costantemente dal polso che abbiamo dei cittadini stranieri che ci chiamano qui al nostro studio legale, che ci occupiamo prettamente e iniziamo la nostra quotidianità con il diritto dell'immigrazione, anche se poi ci occupiamo di tantissime cose. Non abbiamo mai perso il nostro mordente per cui siamo nati, cresciuti, diventato oggi uno studio internazionale, ma non perdiamo mai il contatto con quello che è la base della nostra utenza, che sono la tutela dei diritti dei cittadini stranieri soggiornanti sul territorio. Dicevo, la sanatoria, polemiche, tantissime polemiche e sinceramente, francamente, veramente di scarso contenuto morale, di scarso contenuto direi proprio attuale, in un periodo che siamo nella fase 2 della Covid-19 e con grande fervore le autorità hanno tentato di aiutare tutti coloro che hanno problematiche. E ci sono stati tantissimi decreti di cui aiutiamo coloro che sono autonomi, persino noi avvocati. C'è un aiuto per tutti cittadini italiani e stranieri che hanno perso il lavoro, quindi varie welfare di disoccupazione, contributi vari del REM, dei redditi di emergenza. Peccato che c'è un sommerso di tantissime persone che si trovano sul territorio nazionale ma non sono regolari. Avevo trovato addirittura un trafiletto nel primo decreto di Conti in cui diceva: aiuteremo anche gli irregolari. Peccato che la stessa parola lo dice: gli irregolari non sono censiti e quindi è difficile aiutarli perché non si sa quanti sono, non si sa dove vivono e non si sa esattamente come sono distribuiti nel territorio. Certo, la domanda la facessero a me, che sono un legale che vede tantissime persone irregolari, vede tantissime persone che hanno superato il periodo della protezione internazionale dei permessi di soggiorno provvisori e oggi si trovano completamente senza permesso di soggiorno, anche se lo hanno avuto, di gente che ha perso il permesso di soggiorno per vari motivi, ma oggi sono completamente senza documenti, non ritornano a casa. Non ritornano a casa per vari motivi, perché sono sul territorio da tantissimo tempo, hanno ormai messo radici, qualcuno ha famiglia e poi soprattutto vengono da zone e territori dove hanno lasciato miseria. Noi ci occupiamo del mondo latinoamericano principalmente, anche se abbiamo
un bacino d'utenza che viene da tutto il mondo, dall'Africa all'Asia, ai paesi dell'est e anche dal nord Africa. Però il nostro bacino d'utenza è principalmente il mondo latinoamericano, scelta fatta da questo studio tantissimi anni fa. Abbiamo, per citarne una, abbiamo un bacino di utenza di peruviani che oggi a occhio e croce saranno un 30-35 mila, che dopo 4 anni di frontiera aperta sono venuti per le stesse motivazioni che avevano spinto altri movimenti generazionali negli anni 90, negli anni del 2000, a venire in Italia, di cui a molti abbiamo potuto aiutarli a regolarizzare la loro posizione perché avevano un parente cittadino italiano o sono arrivati con i bambini. Grazie al Tribunale dei Minori abbiamo potuto fare qualche articolo 31. Altrettanto non riusciamo a regolarizzarli perché non hanno caratteristiche di poterli aiutare. Qui la sanatoria potrebbe arrivare a pennello. La sanatoria è importante. Oggi direi, anche se fosse per gli stessi motivi per cui lo hanno fatto tanti anni fa, che era il motivo economico, lo Stato, l'INPS, la destinazione di questo introito potrebbe essere, in un momento così grave per il nostro paese, una grandissima risorsa di aiutare la gente a regolarizzarsi, aiutare tutta la popolazione a sapere dove sono tutta questa gente, che sono migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di persone, avere una regolarizzazione e potergli dare una mano ed avere anche un buon introito nelle casse da poter destinare per vari motivi. La sanatoria, sicuramente ne sapremo tante cose nelle prossime settimane. Volevo dirvi di scriverci a diritti e doveri @milanoetnotv.it. La rubrica inizia e faremo domande e risposte. Scriveteci, vi risponderò uno per uno. Ringrazio tantissimo la redazione, ringrazio tantissimo il gruppo che fanno veramente un lavoro sul territorio veramente molto bello, e un arrivederci a presto. Grazie.